Ragazzi, quest'app gratuita è una bomba! Pensate che grazie a quest'app, e senza il minimo sforzo sinceramente, sono riuscito a diminuire dell'80% il tempo che passo sui social. Per esempio, prima il mio problema era Instagram, ci stavo un'ora e mezza al giorno in media, ora invece ci sto meno di 20 minuti al giorno. Ciò vuol dire che ho una nuova ora libera nelle mie giornate per fare altro. E non sono il solo ad aver avuto buoni risultati, pensate che uno studio di un'università tedesca ha mostrato come, usando quest'app, le persone diminuiscano in media l'uso dei social del 57%. E se stai pensando, ma solo tu ci passavi così tanto tempo, ti invito a guardare le statistiche del tuo telefono perché ero sotto la media italiana. Se invece sai già che spendi troppo tempo sui social, TikTok, Instagram, Facebook o quello che è, beh, quest'app può fare veramente al caso tuo perché va a bloccare un meccanismo che odio e va a eliminare la dipendenza dai social network. Faccio questo gesto quando dico dipendenza perché ovviamente non parliamo di dipendenza patologica, quella va curata con uno psicologo. Parlo invece del problema che hanno la stragrande maggioranza delle persone, cioè avere sempre il cellulare in mano e passare troppo tempo su queste app. Ah, dimenticavo, questo video non è sponsorizzato, ho semplicemente trovato quest'app, l'ho provata per una settimana e voglio parlarti dei risultati incredibili che ho avuto. In questo video parliamo di tre cose. 1. Il maledetto meccanismo che ti fa prendere il cellulare in mano decine e decine di volte al giorno. 2. Come funziona l'app e come riesci a bloccare questo meccanismo. E 3. Come impostare l'app nel modo corretto. Ti assicuro è semplicissimo, ma io personalmente all'inizio ho fatto un casino, quindi ho preparato una mini guida che puoi seguire. Il maledetto meccanismo. Lascia che ti chieda, secondo te quante volte al giorno prendi in mano il cellulare e vai su di un social? E quante ore passi al cellulare? Se non lo sai, puoi guardare sul tuo telefono, la maggior parte dei telefoni ti dicono quante ore ci spendi sopra. Ma se parliamo in generale della popolazione, le statistiche più aggiornate ci dicono che gli italiani passano quasi 2 ore al giorno sui social e queste sono solo le ore su queste app, perché dopo bisogna aggiungere anche le altre ore di utilizzo del telefono. I ragazzi fra i 15 e i 20 anni controllano il loro smartphone 75 volte al giorno e se fai due conti, 16 ore in cui sono svegli, lo controllano 5 volte l'ora. Ora, non fraintendermi, io non sono contro i social, anzi, io sono semplicemente per un uso consapevole dei social, per un uso che porti valore alla tua vita invece che rubare valore, tempo e attenzione da te. Detto questo, domanda, come cavolo fanno queste app e questi siti per tenerci incollati così tante ore al giorno? I meccanismi sono tanti, per esempio la ricerca di validazione sociale, la ricerca di novità, eccetera, eccetera. Ma tutto questo funziona anche perché l'andare sui social è un'abitudine. Un'abitudine è un'azione che facciamo ripetutamente. Ci sono abitudini che ci sono utili e abitudini che non ci sono utili. Ci sono abitudini grandi e abitudini piccole. La nostra vita è fatta di abitudini. Andare in palestra 3 volte alla settimana, bere un bicchiere di vino a cena, mettere lo zucchero nel caffè, metterti le scarpe prima di uscire di casa, tutte queste sono abitudini. Ora, tutte le abitudini hanno un trigger, cioè un grilletto, qualcosa che fa scattare l'azione. E questo trigger può essere interno, per esempio un pensiero o un'emozione, o può essere esterno, quindi qualche cosa di esterno da noi. Parlando di social, i trigger interni possono essere, per esempio, quel secondo di noia, la voglia di essere stimolati, la voglia di interazioni sociali, la voglia di contenuti nuovi, mentre il trigger esterno per eccellenza per i social sono ovviamente le notifiche. Senti il suono e vai a controllare. Quindi all'inizio c'è sempre un trigger e qui viene la parte più interessante, perché più facile è il passaggio fra il trigger e l'azione e più facilmente questa azione diventerà un'abitudine. Questa azione, questo comportamento diventa automatico perché è al di sotto della tua soglia di consapevolezza. In parole povere lo fai e basta, non te ne accorgi neanche. Per esempio, ti danno il caffè al bar, trigger, prendi la bustina, la strappi e versi lo zucchero. Ci hai pensato? Hai fatto ragionamenti complessi prima di compiere quell'azione? Ovviamente no. Hai visto la tazzina e hai fatto l'azione in automatico. La stessa cosa vale per il telefono. Hai un secondo di noia e zac, senza rendertene conto hai già il cellulare in mano. Non ci hai pensato attivamente, non ti sei detto ok, ora prendo il telefono e vado su di un social. Lo hai fatto e basta. Il gesto è stato al di sotto della tua soglia di consapevolezza. Quindi, qual è la soluzione? Cioè, come facciamo ad avere il controllo di un gesto che è del tutto automatico? La soluzione è prendere un gesto che è al di sotto della nostra soglia di consapevolezza e portarlo al di sopra della nostra soglia di consapevolezza. Renderci conto che stiamo per fare o che stiamo facendo quel gesto per poi pensarci razionalmente e decidere se vogliamo farlo o no. Ma come cavolo facciamo a renderci conto di qualcosa di automatico? Come possiamo essere consapevoli di un gesto inconsapevole? E qui viene il bello, perché se il passaggio tra trigger e azione fosse più difficile, l'azione non sarebbe così automatica. Immagina per esempio di andare al bar, ordini un caffè ma
prima di mettere lo zucchero c'è una nuova regola. Devi risolvere un calcolo matematico. Questo ovviamente ti farebbe portare molta più consapevolezza all'azione di voler versare lo zucchero. Non sarebbe un'azione così automatica. Ora, evita di preoccuparti, tranquillo, perché l'app di cui ti sto per parlare non ti chiede di risolvere un calcolo matematico per accedere ai social. Altrimenti, sinceramente, io non potrei mai più accedere a nessun social. Fai invece qualcosa di molto molto più semplice. Crea una pausa tra il trigger, per esempio una notifica o un momento di noia, e l'azione, quindi prendere in mano il cellulare e andare su di un social. Fra queste due cose crea una pausa. Crea quindi un gap, uno spazio, un qualche secondo che ti fa rendere conto dell'azione che stai facendo e ti fa semplicemente valutare se vuoi portarla a compimento, portarla a termine, se vuoi aprire l'app, quel social che usi tanto, oppure no. Ecco come funziona quest'app. Si chiama OneSec e la puoi scaricare gratuitamente su App Store o su Google Play Store. Nella versione gratuita puoi selezionare un social e se lo imposti sul social che ti dà maggiori problemi, già questo secondo me è molto utile. Ma se volessi selezionare altri social, altre app, lo puoi fare pagando attualmente 10 euro l'anno, che secondo me sinceramente ne vale di gran lunga la pena. Una volta impostata l'app funziona così: vai su di un social e ti chiede di fare un momento di pausa, per esempio con un respiro. Aspetti un attimo, pensi se vuoi veramente andare sul social e decidi se vuoi andarci oppure no. E se ti sembra una cosa di poco conto, preparati a ricrederti, perché ti basta guardare le recensioni di quest'app e sono veramente positive. Come impostare l'app? Per impostare OneSec nel modo corretto bisogna dargli dei settings, cioè delle impostazioni ben precise, perché ovviamente c'è un'interazione fra diverse app, non è un'app semplicemente che funziona da sola. E prima di mostrarti come impostare l'app passo passo, ti chiederei di lasciare un bel mi piace e magari di iscriverti al canale, perché su questo canale parliamo di miglioramento personale, quindi stay tuned. Ti farò prima vedere come impostarla su iPhone, quindi su iOS, e poi come impostarla su Android. Se hai Android ovviamente puoi skippare questo primo pezzo e andare subito sul pezzo che ti interessa. Puoi vedere i capitoli qui sotto al video. Ecco come configurare OneSec su iPhone. Per prima cosa ti serve un'altra app che però in teoria dovresti già avere sul tuo iPhone. Si chiama Comandi Rapidi. Nel caso in cui tu non ce l'avessi ti basta scaricarla dall'App Store. Clicchiamo quindi su Comandi Rapidi, andiamo su Automazioni, poi clicca sul più, crea un'automazione personale, poi selezionerai App e sceglierai l'app per cui vuoi creare una pausa. Per esempio, nel mio caso, lo facciamo su Instagram. Fine. Avanti. A questo punto dovrai scegliere una azione, per cui clicchi su Aggiungi azione e cercherai nella casella di ricerca OneSec. Attenzione però, l'azione da scegliere è molto specifica ed è attiva OneSec per apertura dell'app. Perfetto. A questo punto clicchi su App, deve essere selezionata, e sceglierai di nuovo Instagram. Clicca su Avanti. Deseleziona Chiedi prima di eseguire, importantissimo. Confermi cliccando su Non chiedere. Fai Fine. In alcuni casi ti può chiedere delle autorizzazioni aggiuntive. Nel caso in cui lo faccia, devi semplicemente darle. E come vedi, se clicchiamo su Instagram, ci manderà a prendere un bel respiro. Ecco come configurare OneSec su Android. Clicchiamo sull'icona di OneSec, clicchiamo su Select Apps e clicchiamo su Grant Permission. Clicchiamo su Continue sotto App Usage Permission. A questo punto dobbiamo cercare OneSec e dobbiamo dargli il permesso. Torniamo indietro. E dobbiamo dare un secondo permesso, per cui clicchiamo di nuovo su Continue, ricerchiamo OneSec, gli diamo il permesso, torniamo indietro, clicchiamo di nuovo su Continue, clicchiamo su Consenti, e nella maggior parte dei casi qua dovremo cliccare su Dismiss, perché questo permesso aggiuntivo è richiesto solo per gli Android più vecchi, per cui clicchiamo su Dismiss, clicchiamo su Continue e possiamo selezionare l'app che vogliamo bloccare per qualche secondo prima di accedervi grazie a OneSec. Per esempio andiamo su YouTube,
E a questo punto vedrai che quando andiamo su YouTube ci fa fare una piccola pausa. Se non l'hai già fatto, dai un bel mi piace al video, iscriviti, non lo so, mandami del salame, fai quello che ti viene più comodo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!